SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Ultimo fine settimana prima dell'inizio della scuola, gli istituti stanno lavorando per mettere a punto tutte le misure di sicurezza. Noi siamo stati a Rimini a visitare la Montessori, la prima scuola costruita da zero proprio in chiave anticontagio. Ma cosa succede se uno studente ha i sintomi da Covid-19 e cosa succede al resto della classe in caso di positività? La Regione Emilia-Romagna ha fatto chiarezza sulle questioni più spinose che riguardano la ripresa delle lezioni. Ecco tutte le regole da seguire. Mancano meno di 10 giorni alle elezioni comunali di Imola e Faenza ed entra nel vivo la campagna elettorale. A Faenza il rush finale è stato inaugurato con il dibattito tra i 4 candidati. A Imola invece la corsa è a 5. Il pugilato come arte sportiva nobile e la violenza sempre e comunque da condannare. Questo è il messaggio che le associazioni sportive di Ravenna e le cooperative sociali hanno voluto esprimere in riferimento alla morte di Willy Duarte, il giovane massacrato di botte a Roma da una banda di picchiatori. Reset, l'impossibile è indispensabile, è il titolo della 22esima edizione di Ammutinamenti, il festival di danza urbana che parte sabato a Ravenna. Giovani coreografi e giovani ballerini invaderanno la città per una settimana. Calcio, il Cesena debutta nel suo precampionato pareggiando 0-0 con l'Imolese, complici anche due legni colti dai bianconeri con Ardizzone. Soddisfatto delle prestazioni dei suoi, il tecnico del Cavalluccio, William Viali. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti. Iniziamo questa edizione andando subito a vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i nuovi casi da Covid-19 in regione. Continuano ad aumentare, sono 152 in più rispetto a ieri, di cui 80 gli asintomatici. C'è una buona notizia per oggi, non si registra nessun decesso. Andiamo a vedere nel dettaglio i nuovi positivi. Di questi nuovi, 31 sono contagi collegati a rientri all'estero, mentre 18 collegati al rientro da altre regioni. L'età media invece dei nuovi positivi è 42 anni. Nel dettaglio le province più colpite: Modena 25, Reggio Emilia 24, Bologna 22, Ravenna 15, Parma 13 contagi, Rimini 12 e Forlì Cesena 20 contagi in più. Allora ovviamente il coronavirus e l'aumento dei contagi che preoccupa anche in vista della riapertura delle scuole. Lunedì ripartono le lezioni. Noi continuiamo il nostro viaggio attraverso gli istituti del territorio per vedere come si stanno mettendo in pari, come si stanno preparando al suono della prima campanella. Quest'oggi siamo stati a Rimini, alla primaria Montessori, la scuola che viene definita la prima in chiave anticontagio, la prima scuola post-Covid. Vediamo. Perché la scuola è il più grande servizio capillare che abbiamo, è il luogo in cui i nostri ragazzi passano più tempo, ma è anche il luogo di formazione. Se non sono sicure le scuole, come fa a essere il resto del paese?
Le superfici aeranti sono state aumentate, per gli spazi sia interni che esterni è stata scelta la modularità, mentre la pavimentazione in PVC è stata resa continua e omogenea per potenziare l'igiene. Così è cambiato durante il lockdown il progetto della nuova scuola primaria Montessori di Rimini, i cui lavori erano stati bloccati per la pandemia e che lunedì accoglierà gli studenti in 10 aule dotate di una nuova serie di arredi e banchi monoposto, che non sono quelli della Zolina, tiene a precisare Morolli. L'investimento complessivo è di 2,7 milioni di euro, per metà finanziati dal Ministero dell'Istruzione. L'edificio sarà ad impatto energetico zero, avrà un ampio giardino e tra materiali utilizzati vi sono legno, stoffa, carta, vetro e metalli, gli stessi utilizzati dal metodo Montessori per offrire al bambino esperienze sensoriali a tutto tondo. Insieme a lei a questa scuola ci sono altre 90 scuole che vedranno un restyling degli interventi, delle dotazioni nuove. Ecco, l'investimento del comune è stato quantificabile in svariati milioni di euro e con un dato di lavoro interno che non si può quantificare per quanto è prezioso. Servivano più insegnanti? Il comune sta assumendo nuove educatrici, nuove insegnanti, nuovo personale scolastico, lo sta facendo anche le realtà dello Stato. Ecco, però alla vigilia dell'entrata in classe sono ancora tanti i dubbi su come comportarsi a seconda dei diversi casi, ad esempio se uno studente viene trovato positivo. Proprio a questo proposito la Regione Emilia-Romagna ha diffuso una serie di indicazioni sui comportamenti corretti da seguire, su quali sono le regole da seguire. Allora andiamo a vedere il servizio. Cosa succede se uno studente ha sintomi da Covid-19? In caso di positività cosa accade al resto della classe e della scuola? Sono alcuni dei quesiti che da settimane non fanno dormire sonni tranquilli a preside e famiglie. A pochi giorni dalla prima campanella, Regione Emilia-Romagna e Ufficio Scolastico hanno fatto chiarezza sulle questioni più spinose. Se si sospetta un caso di Covid-19, il medico di base valuterà se richiedere un tampone. In caso di esito positivo, il Dipartimento di Sanità Pubblica avviserà il referente scolastico coronavirus e l'alunno rimarrà a casa fino alla scomparsa dei sintomi e all'esito negativo di due tamponi. Per rientrare dovrà ottenere un attestato del Dipartimento di Sanità Pubblica. In caso di negatività il medico, una volta terminati i sintomi, produrrà un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone. Viene quindi sottolineato che lo studente potrà tornare a scuola solo con certificato medico. Nel caso invece di un alunno con sintomi non riconducibili al Covid-19, il medico gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando i tempi di rientro. Non è richiesto certificato per il ritorno a scuola né autocertificazione. L'assessore alla salute Donini ha poi specificato le misure per compagni di classe e istituti. Se insorge un caso, un focolaio in un istituto scolastico o anche in università, raccomandiamo di imporre l'obbligo della mascherina anche al banco per i ragazzi dai 10 anni in su per almeno 15 giorni. Giorni, spiega. Questo per attivare un'indagine epidemiologica che coinvolga l'intero plesso. La regione annuncia inoltre controlli a tappeto sulle famiglie. Dopo i test sierologici sul personale scolastico, da fine settembre lo screening si allargherà a studenti e genitori. Andiamo adesso a Ferrara per una notizia di cronaca. Arresto della Guardia di Finanza nella tarda serata di ieri a Cento. A finire in manette è stato un cittadino di 38 anni, trovato in possesso di 4 grammi di cocaina. L'uomo è stato notato dai militari in una via del centro. Qui gli agenti si sono avvicinati a lui e il 38enne ha gettato la bicicletta addosso alla macchina di servizio per poi darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato dai finanzieri. Dopo avergli trovato addosso gli involucri contenenti la droga, i militari hanno proceduto alla perquisizione in casa. Qui sono stati rinvenuti altri 68 grammi di cocaina assieme a un taser e una pistola. Quest'ultima in particolare era una Luger risalente alla Seconda Guerra Mondiale, perfettamente funzionante. Vediamo qui anche le immagini. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi da guerra e ricettazione, nonché resistenza a pubblico ufficiale. E parliamo adesso di politica, perché mancano ormai meno di 10 giorni alle elezioni che coinvolgeranno anche molti comuni. I più importanti in Romagna sono Faenza e Imola. Numerosi dibattiti a Faenza che hanno coinvolto da una parte sia il centrodestra che il centrosinistra. Allora andiamo a vedere.
Entra nel vivo la campagna elettorale per le prossime consultazioni amministrative. A Faenza il rush finale per la corsa a Palazzo Manfredi è stato inaugurato lunedì con il dibattito tra i 4 candidati a sindaco organizzati nella Corte degli ex Salesiani dal settimanale 7 sere. E proprio dentro lo stesso complesso il centrodestra ha organizzato nei giorni seguenti un incontro con alcuni dei propri amministratori locali già eletti, come Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella, Alan Fabbri, già primo cittadino di Ferrara, e Gianluca Zattini, sindaco di Forlì, i quali hanno dibattuto insieme al candidato Paolo Cavina su temi riguardanti la sicurezza, la cultura e la sanità, con focus specifici su argomenti amministrativi come l'unione dei comuni. Il futuro delle nostre città sarà stretta collaborazione, soprattutto città confinanti come Faenza e Forlì. Noi siamo usciti dall'Unione, l'Unione non era nelle corde dell'amministrazione di Forlì e io che l'ho sperimentata per anni posso dire è un fallimento amministrativo. Il candidato del centro-sinistra Massimo Isola ha invece dialogato con l'europarlamentare Elisabetta Gualmini su temi riguardanti il governo del territorio e l'economia. Sono stati messi a disposizione dell'Italia ben 209 miliardi. Il governo dovrà, insieme al presidente Bonaccini e alle città, quindi anche a Faenza, dire molto chiaramente dove nei prossimi 3 anni spenderà queste gigantesche risorse che sono a disposizione. Sono opportunità importantissime, quindi dobbiamo avere degli amministratori che abbiano la capacità di spendere queste risorse, di indirizzarle verso la cittadinanza. Poi un incontro sulla scuola, al quale hanno preso parte anche componenti della giunta comunale. Altri incontri sono previsti nel fine settimana. In città arriverà il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro degli esteri Luigi Di Maio. E il nostro viaggio nella politica prosegue anche a Imola. Qui tra i candidati c'è l'ex assessore Andrea Longhi che si presenta con la lista civica Imola Valori Comuni, puntando su sicurezza, sviluppo e potenziamento della sanità. Vediamo. Altro ex assessore della giunta San Giorgi in campo per conquistare la fiducia degli imolesi nelle elezioni del 20-21 settembre. Andrea Longhi, candidato della lista civica Imola Valori Comuni, si presenta puntando su alcuni temi cardine come sanità, sicurezza, rifiuti e sviluppo. Una partecipazione di uomini e donne che lo stesso definisce liberi da schemi di partito, il cui programma si rivolge al benessere dei cittadini e delle cittadine imolesi. La lista Valori Comuni è una lista che intende la politica nel senso nobile del termine come servizio alla comunità, alle persone e vuole essere appunto orecchie e bocca delle persone per portare le loro idee all'interno del Consiglio Comunale, delle istituzioni ed in questo modo avranno la possibilità di avere rappresentanti liberi da schemi di partito e quindi che avranno la possibilità di portare avanti gli interessi nell'esclusivo interesse dei cittadini di questa città. Un programma che tocca un po' tutti i punti che riguardano la vita dei cittadini, a partire dalla sicurezza, per arrivare all'ambiente, coltiveremo molto bene, seguiremo il discorso relativo alla discarica, come abbiamo sempre fatto durante il periodo in cui sono anche stato assessore alla sicurezza e all'ambiente, per passare quindi allo sviluppo del lavoro, delle imprese, del centro storico e abbiamo anche la necessità di puntare sulla scuola, la cultura ed continuando sullo sport che ha delle situazioni che sono critiche e che devono essere affrontate. E ci troviamo a parlare anche noi del caso, l'avrete sentito sui telegiornali nazionali, di Willy Duarte, il giovane massacrato di botte da una banda di picchiatori a Roma. Ebbene, un messaggio antirazzista e anche di difesa dello sport, il pugilato sotto accusa in questi giorni, è arrivato dai gruppi sportivi e dalle cooperative sociali ravennati. Vediamo allora il servizio. A Ravenna alcune associazioni sportive e che si occupano di cittadini stranieri, l'Associazione Madre Teresa, la Cooperativa Teranga, la Palestra di Pugilato Edera Gym, hanno voluto esprimere la condanna dell'omicidio del giovane Willy Duarte Monteiro a Colleferro. Il pugilato come arte sportiva nobile e la violenza sempre e comunque da condannare, questo è il messaggio che vogliono lanciare alla comunità, ribadendo che nella nostra città
tutti i cittadini devono essere considerati come cittadini ravennati. Noi non insegniamo sicuramente la violenza, insegniamo un'arte da ring che serve come uno sport. C'è chi corre in macchina, c'è chi gioca a calcio, è uno sport qualunque. Io sicuramente non mi permetto di giudicare gli autori di questo grave fatto, però posso garantire che i ragazzi che escono dalla nostra palestra non vanno in giro a fare queste bigliaccate. E sicuramente la box a nostro nome e di chi mi aiuta ci dissociamo totalmente da questo fatto, assolutamente sì. Cioè il nostro intento è: capita qualcosa, siamo lì a difendere, non certo ad offendere. Questa è la nostra teoria di tirare su ragazzi in palestra. Al di là dell'appartenenza, della pelle, della razza, dire razza anche un po' troppo, ma al di là di tutte queste considerazioni, una cosa del genere non deve succedere nel terzo millennio. Diciamo, il mondo dovrebbe già aver superato tutti questi fenomeni qua. Nessuno deve uccidere nessuno, né bianco, né nero, né giallo, né verde, non esiste proprio. Parliamo adesso dei pensionati e del mondo della terza età che deve misurarsi, come tutti, con la grave crisi causata dal Covid-19. Il tema è stato al centro di un convegno organizzato dalla UIL Pensionati dell'Emilia Romagna. Vediamo. Il futuro, purtroppo ricco di problemi incognite, dei pensionati italiani. Questo è il tema centrale del Consiglio regionale di UIL Pensionati Emilia Romagna, tenutosi a Bologna. Con la partecipazione del segretario nazionale Carmelo Barbagallo, del segretario regionale UIL Giuliano Zignani, il convegno ha avuto come base dibattimentale la esaustiva relazione della segretaria regionale Rosanna Benazzi. Beh, innanzitutto quelle che riguardano i nostri servizi che abbiamo in questa regione, che con purtroppo la pandemia hanno subito uno scossone non indifferente. E poi un po' una videata su quello che sta succedendo a livello nazionale. Ma più che altro, ripeto, noi abbiamo necessità di capire adesso come ripartono bene i nostri servizi. Perché ciò che ci ha fatto provare il Covid è qualcosa di inusuale e soprattutto anche in una regione come la nostra, ben organizzata anche con i servizi, qualche problema l'ha creato. Segretario, oggi lei partecipa a un'assemblea di UIL Pensionati. Che cosa rappresenta all'interno del vostro sindacato la parte, diciamo così, con i capelli color argento? Rappresenta, diciamo, la spina dorsale della nostra organizzazione. I pensionati sono un punto fermo per quel che riguarda la UIL. Molti sono stati tra coloro che hanno contribuito negli anni 60 allo sviluppo del paese, allo sviluppo del sindacato per quel che riguarda i livelli contrattuali, per quel che riguarda le grandi conquiste che ci sono state, e quindi rappresentano comunque anche un pezzo di storia della nostra organizzazione, quindi rappresentano tanto. Parte oggi a Cesenatico l'Alzheimer Fest, una 3 giorni, per parlare di questa grave malattia. Vediamo. In collaborazione con Maratona Alzheimer, a Cesenatico l'Alzheimer Fest, giunta alla 4ª edizione, il cui motto è la cura dopo la tempesta. Quest'anno tante persone se ne sono andate a causa della pandemia. Il coronavirus ha infierito sugli anziani, che sono i primi protagonisti dell'Alzheimer Fest. Per questo ancor più l'esigenza di celebrare attraverso questo evento la vita e il bisogno di rendere testimonianza. La città di Cesenatico, sindaco, ha accolto con entusiasmo questo evento dal forte impatto sociale, l'Alzheimer Fest. Sì, diciamo, ormai la maratona Alzheimer e gli eventi collegati sono diventati un appuntamento fisso del nostro mese di settembre, che era un mese dedicato allo sport, e lo è ancora, e alle attività sociali in genere. E quest'anno chiaramente lo faremo in forma diversa, legato ovviamente alle restrizioni legate al Covid. In più c'è l'abbinata appunto dell'Alzheimer Fest, che comunque essere riusciti comunque a tenerlo attivo è un segnale importante di speranza e soprattutto di attenzione verso questo mondo, che coinvolge circa 600.000 persone in tutto il nostro paese. Quella di quest'anno sarà un'edizione dal vivo e da remoto.
Già abbiamo registrato un interessante numero di preiscrizioni, quelle di quella che si svolgerà qui a Cesenatico e anche la partecipazione virtuale che avremo attraverso questa applicazione. Sono già oltre 2000 coloro che si sono registrati e dunque porteremo più avanti quel numero di chilometri che fino a questa edizione abbiamo percorso, sono 700.000, con un traguardo di 1 milione di chilometri per 1 milione di persone, abbiamo detto, proprio a testimoniare la necessità dell'impegno che dicevamo poco fa. E c'è un altro appuntamento da seguire da domani a Ravenna, si tratta di Ammutinamenti, la 22esima edizione del Festival di Danza Urbana. Reset, l'impossibile è indispensabile, è il titolo della 22esima edizione di Ammutinamenti, il festival di danza urbana che torna a Ravenna dal 12 al 20 settembre, a cura dell'Associazione Cantieri Danza. Il festival, arrivato alla sua 22esima edizione, ha sempre avuto come focus principale quello della danza urbana, quindi della creazione pensata per gli spazi della città, quindi l'abitare in modi diversi la città e quindi instaurare anche una relazione tra l'artista e il cittadino e la cittadinanza. Novità di quest'anno, una collaborazione più stretta con gli altri festival regionali dedicati alla danza contemporanea d'autore. Quest'anno, durante i mesi del lockdown, abbiamo attivato una forte relazione con due festival che hanno sede a Bologna, Danza Urbana e Gender Bender, abbiamo creato una sorta di cartellone di un settembre danzato che quindi ha appunto attraversato la 24esima edizione del Festival Danza Urbana che si è appena concluso, l'edizione di quest'anno di Gender Bender che è iniziata proprio ieri e poi chiuderà questo trittico di festival, il Festival Ammutinamenti dal 12 al 20 settembre a Ravenna. Forlì. La polizia di Stato ha arrestato un quarantenne italiano ricercato residente nel Principato di Monaco, imputato per truffa. Secondo gli atti giudiziari, l'uomo avrebbe commesso il reato tramite la negoziazione di una dozzina di assegni non andati a buon fine per il valore superiore ai 100.000 euro. Bologna. Positiva al SARS-CoV-2, vira la quarantena e si dirige in fiera al test di ammissione per la facoltà di medicina. La 19enne è stata bloccata dalla polizia prima di sostenere l'esame ed è stata denunciata per delitto colposo contro la salute pubblica. È stata la registrazione in albergo a far scattare la segnalazione. Forlì. Arrestato un 33enne italiano in esecuzione di una misura cautelare del Tribunale di Siracusa per un paio di furti in abitazione avvenuti in quella provincia un anno fa. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine perché non avrebbe rispettato una precedente misura di obbligo di dimora. Rimini. La città si promuove sui social network come meta ideale per lo smart working. La campagna è del consorzio di promozione turistica Visit Rimini che sottolinea la completezza dei servizi della città, dalle infrastrutture agli hotel, passando per la gastronomia. Apriamo la pagina sportiva parlando di calcio perché ieri il Cesena è sceso in campo per la prima amichevole stagionale 0-0 contro l'Imolese, vediamo com'è andata. Buona la prima per il Cesena che inaugura il suo percorso nel precampionato con un pari a reti bianche contro l'Imolese. A Martorano si gioca a porte chiuse, presenti sugli spalti solo una manciata di addetti ai lavori, ma la squadra di Viali desta comunque un'impressione favorevole, nonostante le evidenti carenze d'organico che solo le ultime settimane di mercato potranno colmare. In buona evidenza i nuovi Peterman, Collocolo e Aurelio, con l'ex giocatore del Sassuolo che si rivela il primo a rendersi pericoloso sfruttando l'assist di Zecca per battere a rete da posizione favorevole. C'è però l'opposizione di Meri.
Tocca poi a Caturano mettersi in moto, prima con una conclusione coraggiosa ma fuori bersaglio, poi ispirando il sinistro di Ardizzone che si stampa sul palo a portiere battuto. È l'occasione migliore di un primo tempo che va in archivio senza che Satalino si sia sporcato i guantoni, mentre la ripresa segna il classico sconvolgimento delle formazioni in campo, con conseguenti esperimenti compiuti dai tecnici. La partita resta equilibrata, anche se il conto dei legni si incrementa per il Cesena col tiro cross del solito Ardizzone che va a cogliere la traversa, a fronte dell'unica grande chance per l'Imolese, la percussione di Moracchioli e lo scarico per Lombardi che spara alto da posizione favorevolissima. L'unico lampo di un secondo tempo che scivola via senza troppi sussulti verso l'inevitabile epilogo dello 0-0. Le parole a fine gara dell'allenatore del Cesena, William Viali, sentiamo. Sul campo di Martorano si è visto un Cesena già con qualche idea in testa, dopo il mese abbondante passato in ritiro. Contro l'Imolese i bianconeri, appesantiti dagli esercizi di forza a cui sono stati sottoposti nelle ultime ore antecedenti la sfida, hanno guidato il primo tempo, lasciando più spazio agli avversari nella ripresa. Dai, mi sono sembrati abbastanza reattivi, nel primo tempo abbiamo costruito anche delle pressioni in avanti che avevo chiesto in maniera limitata perché sapendo di non avere intensità fisica non potevamo fare grandissimo pressing ultraoffensivo, invece abbiamo riconquistato 3-4 palle importanti, quindi vuol dire che qualcuno, soprattutto nei singoli, qualcuno un pochino più avanti perché sono state pressioni più che altro di caratteristica, abbiamo visto con l'occolo che in natura va a questa aggressività, questa falcata che può mettere in difficoltà. Quindi, però in generale sono abbastanza soddisfatto anche dalla tenuta. Poi è la prima partita, più che altro c'era curiosità. Un palo e una traversa di Ardizzone sono gli unici rammarici del pomeriggio. In evidenza sono emersi anche Colloccolo, Peterman e Aurelio. C'è tantissimo da fare, soprattutto ci sarà tanto anche da ripetere, perché probabilmente, come sapete, dai, per completare la squadra mancheranno, so quanto vanno detto, 5, 6, 7 giocatori e quindi chiaramente poi ci sarà ripasso su ripasso fin dal primo concetto. Una notizia che riguarda il Rimini perché sale il conto dei contagi all'interno della squadra. Ieri sono stati eseguiti i tamponi, sono stati riscontrati altri 5 casi di positività per un totale di 6. Ce n'era uno già risultato positivo nella giornata di ieri. Tesserati in questione, tutti asintomatici, sono in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico. La società biancorossa ha di conseguenza annullato gli allenamenti fino alla giornata di domenica. E chiudiamo parlando dell'Ippica perché la stagione 2020 del Trotto Romagnolo va in archivio proponendo per la sua ultima giornata un sabato in preserale con inizio alle 17.45 ed epilogo alle 20.45 ovviamente all'Ippodromo del Savio di Cesena. Il convegno aprirà nel segno dei 3 anni. Saranno in 7 dietro le ali dall'autostart per un miglio che vivrà sul preventivato match tra Baltimora Trio e Brenno Laumar, cioè Marco Stefani contro Manuel Pistone, con possibili ingerenze tattiche da parte di Bruno Scar, recente vincitore sulla pista, e del regolarista Beethoven Griff. L'evento maggiormente remunerato è destinato invece ai puledri, tutti a caccia del primo successo in carriera con la debuttante Cibel Fonte e Calliope Trio ai vertici di un veleritario pronostico nel quale trovano spazio anche Cartagena Pax e Ciudad dei Greppi. Saranno 3 le trisi della serata, tutti al primo nastro i partecipanti alla terza corsa, 8 i cadetti in gara con Asia Lele e Andrea Vitaliano a caccia di rivincite, anziani in schema ad handicap alla quinta corsa con ben 13 coppie al via. Beppe Della Corte è decisamente il migliore tra gli inquilini dello start. In chiusura allievi anziani di lungo corso con il vincitore della finale 3 del Super Frustino Orfeo Jet, prima scelta di un certo Beating. Le previsioni del meteo, vediamo.
Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora attiva sul Mediterraneo centrale questa zona di bassa pressione, porterà molta instabilità sulla Sardegna, anche sulla Sicilia e poi regioni tirreniche e regioni nord-occidentali, specie a inizio giornata, vedranno ancora nuvole e qualche piovasco. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, ecco le nubi al nord-ovest, le nubi sulle regioni del Medio Alto Tirreno, in Sardegna e poi arrivano delle nuvole anche in Sicilia nel pomeriggio con temporali anche forti sull'isola. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In pianura, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In pianura, bel tempo con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In pianura, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Bene, è tutto per questa sera. Io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it. Il telegiornale finisce qui. Noi ci vediamo domani. Buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.